Carlo Pinzoglio, il primo acquisto di questo nuovo Pescara in ordine di tempo. Innanzitutto benvenuto. Grazie, io sono contento che Pescara mi abbia dato questa opportunità di venire a giocare qua e spero di dare il meglio di me per quest'anno. Pescara rappresenta un'occasione importantissima per Pinzoglio per spiccare il volo e magari tornare alla casa madre dopo l'ottima esperienza di Viareggio. Questo è un sogno che comunque c'è sempre in mente, che vai in prestito, ai giri, devi fare bene per poi tornare sempre, sperando di tornare sempre a casa Juve. Il modello è Buffon, come ti descriveresti tecnicamente per chi non ha ancora avuto modo di vederti sul campo? Ah vabbè, Buffon è un altro pianeta. Io mi sono allenato con lui, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui e lui già sa dove va la palla prima che ancora calci, quindi per arrivare a essere come lui non so neanche se ci riesco, però farò il mio meglio. Una settimana di ritiro agli ordini di mister Mancini per quanto riguarda il tuo settore di competenza insieme a un nuovo compagno, Anania. Come ti trovi? No, bene, col mister bene, anche con Luca Anania che è arrivato da poco, però abbiamo già stretto amicizia, quindi siamo tranquilli. Partirai presumibilmente con i Galloni da titolare, però immaginiamo che la cosa non ti spaventi avendo indossato anche la casacca dell'Under 21. Ma guarda, comunque sia, titolare è sempre una parola, cioè non difficile, però sai, devi sempre guadagnartelo, anche se ti dicono, sai, giocherai, comunque spero di fare bene per guadagnarmi il posto da titolare. Sta nascendo un Pescara giovane, tu, grazie anche all'esperienza in nazionale, sei comunque tra i più esperti, potresti ritrovarti tanti compagni anche alle dipendenze di Ciro Ferrara, pensiamo non solo a Capuano che già c'è stato, ma anche a Verratti, Giacomelli ed Insigne. Eh sì, loro potrebbero essere magari anche prossimi da andare in Under 21, perché anche comunque sono 21 anni, Insigne 20, quindi se fanno bene spero per loro che magari ci chiamano tutti insieme e andare in Under 21. Un po' di Pescara che si trasforma in solo azzurro. Eh sì, sarebbe una bella idea. Chi ti ha impressionato di più dei compagni in questi primi giorni di ritiro? Adesso ho imparato a conoscerli, sai, anche i nomi, così ho fatto un po' fatica, però adesso li ho presi bene. Impressionato, comunque abbiamo fatto poco sul campo, abbiamo fatto più lavori, quindi comunque adesso siamo una grande squadra perché comunque tecnicamente secondo me siamo molto forti. Adesso imparerò a conoscerli ancora meglio. In conclusione, mister Zeman è quel sergente di ferro che sembra essere all'esterno oppure no? No, il mister è bravo, giusto quando sei in campo il lavoro, quindi bisogna essere seri in campo, però quando sei fuori poi magari il mister è tranquillo, si scherza tranquillamente. E la tanto vociferata preparazione atletica è così dura? Poi io che sono un portiere un po' di più, però vabbè, bisogna farla, quindi si fa tranquilli. È la più dura da quando hai iniziato a giocare? Eh sì, è la più dura, questa sì, sento tanta fatica però la sopporto, dai. Che messaggio vuoi lanciare ai tuoi nuovi tifosi? Quest'anno speriamo con la squadra di fare il meglio possibile per arrivare in zona playoff.